Io boh, davvero non so cosa di. Al di là del risultato, che meno male poi ci ha visto uscire vincenti, cioè, davvero una partita più unica che rara. Perché veramente partite sì se ne vedono poi, cioè nel senso, partite che hanno, diciamo, questo. Che, anzi, che si svolgono in questa maniera qui. Io boh. Cioè, non so nemmeno. Diciamo più di tanto come più che altro come descrivere le osi, perché è stato veramente un mix di emozioni, veramente, perché di emozione vedere questa serie, soprattutto, e meno male quando poi appunto è la squadra che riesce a ribaltare il risultato e appunto andare a vincere, è la tua, diciamo. Veramente la partita è incredibile, al di là del risultato, e poi oltretutto, parlando del Livorno, cioè incredibile anche per il risultato, insomma. Boh, bene o sì, bene o sì. Comunque, parliamo un po' della partita. Allora, vi dirò, è giusto secondo me che alla fine siamo usciti vincitori, perché abbiamo sicuramente creato in totale, non in quel periodo di tempo, cioè non nel secondo tempo, ma diciamo per tutta la partita abbiamo creato più noi sicuramente, rispetto a loro. E però, nonostante appunto, ok, che meritavamo di vincere noi, meno male, poi abbiamo vinto noi. Va detto che facendo un confronto con le precedenti partite, il Livorno, secondo me, ha giocato, diciamo, in maniera leggermente, mettiamo leggermente peggiore rispetto alle altre volte. Perché il primo tempo, ok, siamo entrati secondo me con il giusto atteggiamento, purtroppo però poi per, diciamo, una disattenzione in fase difensiva abbiamo concesso il gol a loro, e per disattenzione intendo concedere un calcio di punizione a loro, che poi con il quale poi è scaturito il gol appunto del Ponte d'Era, e di conseguenza poi il primo tempo l'abbiamo concluso in svantaggio. Però appunto il primo tempo io direi che è stato buono nonostante tutto, perché comunque abbiamo creato qualcosa, ma purtroppo dico buono per me discreto, ma non ottimo, comunque corretto al 100%, perché purtroppo abbiamo creato ma non abbiamo concretizzato. Però appunto secondo me direi che diciamo il primo tempo, e di conseguenza appunto l'inizio della partita, il Livorno è entrato in campo con più o meno la giusta mentalità, ecco. Si è perso purtroppo, diciamo in fase realizzativa, ecco. E invece appunto è la cosa che sì, scusate, appunto a dirlo, comunque appunto, diciamo, mi fa dire che Livorno ha giocato in maniera peggiore rispetto ad altre volte, o perlomeno leggermente peggiore, è appunto il secondo tempo. Cioè da lì Livorno veramente mi ha garbato un po', perché nel secondo tempo c'è stato un cambiamento, secondo me, abbastanza drastico, ecco, dal punto di vista del gioco, soprattutto del palleggio. Livorno abbastanza moscio volendo, e Livorno abbastanza, diciamo, anzi, decisamente sciupone, diciamo così, sciupava tanto e giocava male, perché veramente perdeva palla in malo modo, soprattutto con i giocatori che fino a quel momento, sia in questa partita qua, ma anche nelle partite precedenti, anzi soprattutto le partite precedenti, erano quelli che avevano comunque la regia del gioco, fra i quali, secondo me, in primis Valiani e Gian Donato, ecco. E poi, volendo, mettiamoci anche Luce, anche se secondo me sono più i primi due a avere la regia del gioco. E quindi un secondo tempo diverso rispetto al primo, sicuramente peggiore, che addirittura, anche lì, vabbè, in maniera, con una disattenzione in maniera molto fortuita da parte del Ponte d'Era, addirittura loro appunto sono riusciti in grado a sì, sono riusciti a, addirittura a fare gol del momentaneo, anzi del raddoppio, ecco, il 2-0, insomma. E però poi, nonostante tutto, meno male, siamo riusciti con un super Murillo a riequilibrare la partita, addirittura in maniera del tutto clamorosa, non immeritata, a ribaltare il risultato. Va detto che anche noi abbiamo avuto fortuna, sul finale, a riuscire nel giro di 10-15 minuti a riuscire addirittura a ribaltare la partita. Ha fatto 3 gol in 10-15 minuti. Va detta questa serie. Però se c'è un po' di giustizia, diciamo, calcistica per quanto riguarda la partita, secondo me è stato più che giusto, perché meritavamo noi. Perché bisogna essere
cioè, bisogna essere onesti, anzi, se c'è qualche tifoso del Pontedera che ha visto la partita e che appunto stia ascoltando questo video, questa registrazione, deve essere corretto e deve dire che comunque il Pontedera è bravi a sfruttare sicuramente quel poco che hanno creato, però Pontedera io penso in totale abbia fatto forse 4, massimo 5 tiri, e per tiri non intendo necessariamente tiri in porta, devo tiri totali in generale. È vero che hanno avuto sfortuna, anzi, diciamo, è stato proprio il nostro portiere su quell'azione che appunto Pulidori ha. Anzi, quell'azione, bella occasione, che Pulidori, meno male, non so come, ha fatto sì che la palla non entrasse. Però, trasciando quell'azione lì, e comunque trasciando le due volte che hanno fatto gol, Pontedera credo che non abbia creato altro, però niente di veramente pericoloso. Io sto andando a memoria, ma credo che non mi stia sbagliando. Quindi diciamo che secondo me è stato giusto che alla fine noi, in questo caso Livorno, alla fine andasse a vincere, ecco. E quindi, riassumendo il tutto, nonostante la non buonissima prestazione, nonostante una prestazione simile a quelle altre volte che sono state più che buone, il Livorno comunque ha meritato di vincere. Per fortuna poi appunto c'è stata questa, io la chiamo giustizia calcistica, ecco. Quindi sicuramente bene così dal punto di vista di punti, quello no, non lo metto in dubbio. Diciamo un po' peggio, se vogliamo, come Dio sempre trova il pelo nell'uovo, anche se chiaramente ci possono stare diciamo delle cose non costanti, ecco, ci può stare una partita no, soprattutto in queste categorie qui. Quindi diciamo che buon risultato, ma un po' meno la prestazione, anche se chiaramente non è tutto da buttare, perché ripeto, il primo tempo è stato buono, nonostante, vabbè, alla fine il Pontedera abbia trovato il gol sul finale, e il secondo tempo un po' peggio, però ha prevalso la voglia di cercare di ribaltare il risultato, se proprio vogliamo dirla tutta. Poi che abbiamo avuto fortuna averlo alla fine, almeno, no, non lo metto in dubbio, però diciamo che se devo dare un voto alla partita del Livorno, direi, per quanto riguarda gestione della partita, vabbè, mi direi un 6,5, sommando, anzi sì, facendo una media fra primo e secondo tempo. Quanto riguarda la voglia di vincere, direi veramente un bel 9, vai, mettiamolo così, soprattutto per il discorso finale. Parlando comunque sempre della partita, e beh, parlo sempre, alla fine sto facendo una sorta di commento dopo aver riassunto la partita. Io c'è una cosa che non ho capito comunque. Io davvero mi auguro non ci siano stati problemi fisici, ecco, sia stata solamente una scelta, diciamo, tattica. Io però non ho capito perché nel secondo tempo avevo voluto levare Majorino. Soprattutto col fatto che si era in svantaggio, cioè rientrando in campo ha messo Montini e Murillo e ha levato giustamente Dumbia, ma secondo me ingiustamente Majorino. È vero che non stava facendo una super partita come ha fatto in quelle precedenti, però lo stampo è pur sempre Majorino, cioè secondo me lui è uno di quelli lì che va levato o sul partita chiusa o comunque diciamo proprio se non ce la fa più. Per capire sul finale, via magari. Non ho capito il perché di questo cambio. Questa situazione qui, che secondo me, fra l'altro, anche se poi alla fine non ha influito, perché alla fine siamo vinto noi, però momentaneamente secondo me ha influito, perché Livorno ha fatto un cambiamento drastico nel secondo tempo, non tanto dal punto di vista d'attacco, però diciamo proprio anche di gestione del pallone, perché lui chiaramente, oltre ad essere bravo a fare gol, è uno che diciamo, ha un po' di regia, se non del tutto, quasi, più o meno, dell'attacco. Quindi non ho capito questa cosa lì, e questo è un dubbio che volevo diciamo dirvi, ecco. Comunque la partita è andata così, cose da dire non ce ne sono, c'è altro da dire, non c'è da dire altro. So che forse non ho messo l'enfasi giusta per quanto riguarda il come abbiamo vinto questa partita qua, però diciamo non, a parole magari non sono tanto bravo, ecco. Però veramente credo, soprattutto per chi è tifoso di Livorno, ma credo proprio per il calcio in sé, per sé, le partite così sono veramente belle ed emozionanti. Certo, non metto in dubbio che
chi è tifoso della squadra che alla fine perde, in questo caso vedi del Pontedera, mi ha detto in dubbio che girano coglioni, ha detto male papale. Però va detto che è stata una partita veramente emozionante e ce ne fossero come di queste partite così belle, diciamo, cioè così perlomeno emozionanti. E così comunque fortunose sotto un certo punto di vista. Comunque, niente, non c'ho da dire altro. Ripeto come sempre, questa qui per quanto riguarda l'opinione, no? Il commento, diciamo, della prestazione di Livorno, personale, in questa casa è mia. Non so se siete d'accordo con me, eventualmente se siete d'accordo mi fa piacere se magari commentate scrivendo cosa avete visto in maniera diversa, come la pensate voi su determinate cose. E niente. Ci vediamo nel prossimo video. Io lo chiamo video aumento, ma in realtà è più registrazione commento. Via, alla prossima. Ciao!